In un solo ragionieri presentano Il canto di Natale di Charles Dickens, a cura di Gianluigi Fogacci. Narratore Gianluigi Fogacci. Ebenezer Scrooge, Giuseppe Beccaglia. Jacob Marley, Marco Nucci. Bob Cratchit, Daniele Buffolino. Fred, nipote di Scrooge, Rino Pignalosa. Clara, Michela Vitamia. Fanny e signora Cratchit, Francesca Cassarini. Fantasma dei Natali passati, Elisa Collina. Fantasma del Natale presente, Alessandro Pinelli. Registrato negli studi di Radio Fresh. Montaggio a cura di Rino Pignalosa, col contributo del Comune di Castiglione dei Pepoli e di BCC Felsinea. Jacob Marley era morto. Morto stecchito. E a nessuno importava molto, neppure al suo socio Ebenezer Scrooge. Scrooge e Marley erano stati soci per molti anni. Scrooge era l'unico amministratore, l'unico amico, l'unico erede di Marley. Ed è forse per questo che era anche l'unico che lo avesse accompagnato al cimitero. Si può quindi dire che lo aveva solennizzato con ottimi guadagni. Parlo del funerale di Marley, altrimenti non ci potrebbe essere nulla di meraviglioso nella storia che sto per raccontare, esattamente come si deve parlare del padre morto di Amleto che cammina sugli spalti del castello di Elsinore se si vuole raccontare la storia del principe di Danimarca. Scrooge era un vecchio peccatore, avaro, attaccabrighe, arraffone, ecco quello che era. La meschinità rendeva rossi i suoi occhi e livide le sue labbra sottili. Il freddo che era dentro di lui gelava i suoi vecchi lineamenti, irrigidiva la sua andatura e vibrava come un suono scaltro nella sua voce stridula. Scrooge portava con sé costantemente quella temperatura polare, anche dentro il suo ufficio, che non si intiepidiva nemmeno d'estate. Nessuno lo fermava mai per la strada per chiedergli «Oh, caro Scrooge, come va? Quando vieni a trovarmi?» Nessun mendicante gli domandava un quattrino, nessun bambino gli chiedeva che ora fosse. Persino i cani dei ciechi, quando lo vedevano arrivare, tiravano da parte i loro padroni e agitavano la coda come per dire «Meglio non avere occhi che averli così cattivi, caro padron cieco». Ma a Scrooge non importava niente, anzi, era fiero della sua impopolarità. Gli evitava molte seccature. Una volta, durante la vigilia di Natale, una vigilia fredda, nebbiosa, scura. La porta del suo ufficio era aperta per permettergli di tenere d'occhio il suo commesso che, infreddolito nella sua gelida stanzetta, stava ricopiando le lettere. Infatti nella vecchia stufa ardeva solo qualche pezzo di carbone. Ed era lui, Scrooge, che teneva la cassa del carbone e non era certo prodigo. Tanto che il commesso portava una sciarpa bianca lunga fino ai piedi per resistere a quei rigori. Durante quella vigilia, dicevo, dalle scale echeggiò una voce allegra. «Felice Natale, zio! Che Dio ti protegga!» «Uffa! Stupidaggini!» rispose Scrooge. «Natale? Una stupidaggine, zio? Non intendevi dire questo, vero?» «E come no! Che diritto hai tu di essere così contento? Sei povero quanto basta!» «E che diritto hai tu di essere triste? Sei ricco quanto basta!» «Ah, ti dico che sono tutte stupidaggini! Lasciami in pace!» «Non ti arrabbiare, zio!» E che altro mi resta da fare dal momento che vivo in un mondo di matti? E buon Natale, felice Natale, viva il Natale! Ma che cos'è il Natale se non un momento in cui si devono pagare i conti senza avere i soldi? Ci si trova più vecchi di un anno, si tirano le somme e ci si accorge che si è in passivo su ogni punto. Se potessi fare a modo mio. Ogni idiota che va in giro a gridare buon Natale dovrebbe essere messo a bollire col suo bravo padding natalizio, con un rametto di whisky infilato in bocca.
Fa Natale a modo tuo, nipote, ma lasciamelo fare a modo mio! Ma zio, tu non fai Natale! Beh, allora lasciamelo disfare a modo mio! Andiamo, zio, vieni a pranzo da noi domani. Mia moglie è un'ottima cuoca! Andrei più volentieri all'inferno! Perché dici così? Perché? Perché ti sei sposato? Beh, perché mi sono innamorato! Perché mi sono innamorato! Ripete Scrooge in tono di scherno. Buonanotte! Ma dai, zio! Non sei mai venuto a trovarmi nemmeno prima del matrimonio! Perché adesso la prendi come una scusa per non venire? Buonanotte! Io non voglio nulla da te. Non ti chiedo nulla. Perché non possiamo essere amici? Mi dispiace di trovarti così testardo. Ho fatto questo tentativo per onorare il Natale e perciò... Buon Natale, zio! Buonanotte! Ripete Scrooge. Il nipote lasciò la stanza senza una parola di scontento e si fermò alla porta d'ingresso a fare gli auguri all'impiegato che, congelato com'era, era tuttavia più caldo del suo principale e glieli restituì cordialmente. Ecco un altro imbecille! Borbottò Scrooge. Il mio commesso. Guadagna 15 scellini la settimana, ha moglie e figli da mantenere e sta a parlare di felice Natale! Roba da matti. Nel frattempo la nebbia e il buio erano diventati sempre più fitti e il freddo sempre più freddo, un freddo che pungeva, pizzicava e mordeva. Si sentì bussare alla porta dell'ufficio una gaia vocina che cantò: Dio vi benedica, signori, la vostra vita sia rose e fiori. Pussa via! Ringhiò Scrooge così ferocemente che il piccolo cantore scappò via come il vento. Giunse alla fine l'ora di chiudere bottega. Bob Cratchit, il commesso, sospirò. Ah, il Natale. Che benedizione. Un'altra parola sul Natale, Bob Cratchit. E perderete il posto. Sbottò Scrooge. Suppongo che vorrete avere libera tutta la giornata domani. Gli disse rassettando le carte. Se la cosa vi aggrada, signore. No, non mi aggrada. E non è giusto. E se per questo vi trattenessi mezza corona dallo stipendio, voi vi sentireste maltrattato, non è vero? Questa del Natale è tutta una scusa per mettere le mani nelle mie tasche ogni 25 dicembre. Robe da matti. Beh, comunque facciamo conto che voi abbiate bisogno di una giornata intera di riposo, purché dopo domani mattina non mi arriviate in ritardo. L'impiegato promise. Scrooge uscì brontolando e la bottega fu chiusa in 448 e Bob Cratchit, con la sua sciarpa lunga fino ai piedi, se ne andò a casa facendo delle scivolate sulla neve in onore del Natale, aggiungendosi a una frotta di ragazzini schiamazzanti. Scrooge consumò la sua triste cena nella triste taverna dove cenava di solito e dopo aver scorso i giornali ammazzò il tempo rileggendo il suo libretto di banca. Quindi se ne tornò a casa. Abitava in un appartamento che un tempo era stato del suo socio. Una buia sfilata di camere in un fabbricato buio in fondo ad un cortile ancora più buio, tanto che Scrooge stesso, pur conoscendone a memoria tutto il lastricato, era costretto ad avanzare a tentoni. Bisogna tener presente che Scrooge non aveva pensato minimamente al suo vecchio socio Marley, se non di sfuggita quella stessa mattina, perché fu proprio la vigilia di Natale di 7 anni prima che il cointestatario della ditta Marley e Scrooge era passato a una vita che si suol definire, senza peraltro cognizione di causa, migliore. Scrooge infilò la chiave nella serratura e, senza aver pronunciato la benché minima formula magica, il grosso martello che serviva per bussare al portone gli apparve sotto forma della testa di Marley. Sì, la testa di Marley, avvolta in un'aureola di luce sinistra. Ma non aveva l'aria cattiva, né in collera, e guardava Scrooge come il Marley di un tempo, attraverso le spesse lenti dei suoi occhiali,
dietro i quali i suoi occhi lo fissavano spalancati ma perfettamente immobili. Scrooge provò un brivido lungo la schiena e dopo qualche istante non vide altro che il martello del portone. Dopodiché girò rapidamente la chiave, entrò e accese la candela e dopo una rapida esplorazione di tutte le camere suggerite dalla strana apparizione, si sciolse la cravatta, infilò le pantofole e la vestaglia da notte e si mise in poltrona a sorbire una tisana per alleviare una leggera congestione nasale. E ripensando alla testa di Marley disse fra sé: Stupidaggini. Ma dopo qualche sorso, proprio quando cominciava a sentire i benefici effetti dell'intruglio, il cordone del campanello che stava dietro la sua seggiola cominciò a ondeggiare. Il campanello suonò dapprima piano, poi sempre più forte, e dopo un po' tutti i campanelli della casa trillarono. All'improvviso i campanelli smisero di suonare, ma si udì un altro rumore. Come se qualcuno trascinasse delle catene su per le scale. Stupidaggini, stupidaggini, disse Scrooge a voce alta. E non voglio crederci. Tuttavia impallidì quando uno spettro passò attraverso la porta e apparve nella stanza sotto i suoi occhi. Dalla bocca di Scrooge uscì un tremolante: Io lo conosco, è lo spettro di Marley. Ma era comunque incredulo e lottava contro la testimonianza dei suoi stessi sensi. Ebbene, che volete? Disse Scrooge con il tono caustico e freddo che gli era familiare. Parecchie cose. Ma chi siete? Domandatemi piuttosto chi ero. Beh, siete un bel pignolo per essere un fantasma. Da vivo ero il tuo socio, Jacob Marley. Non mi credi? Per niente. Che cosa ti fa dubitare dei tuoi sensi? Perché basta un piccolo mal di stomaco a far nascere una folla di illusioni. Voi non siete che una fetta di manzo mal digerita, una cucchiaiata di mostarda o un pezzetto di patata mal cotta. Ma a queste parole il fantasma lanciò un grido così spaventoso e agitò le catene con un fracasso così lugubre che Scrooge dovette afferrare i braccioli della poltrona per non svenire. E allora, Scrooge? Scrooge si sentì invadere da un gelo mortale. Cosa vuoi da me, Jacob? E perché? Perché sei incatenato? Porto le catene che mi sono forgiato da solo durante la mia vita. Queste sono le cose che mi interessavano. Denaro, denaro e ancora denaro. Oh, Ebenezer, se tu vedessi le catene che aspettano te. Erano lunghe come queste la notte di Natale di 7 anni fa e continuano ad allungarsi. Sono qui questa notte per avvertirti che ti resta ancora una possibilità. 3 spiriti verranno a farti visita. Potrai così evitare di condividere la mia stessa sorte. Il primo verrà questa notte, allo scoccare dell'una. Aspetterai la venuta del secondo la notte seguente, alla stessa ora. E quella del terzo, alla terza notte. Sempre all'una. E detto ciò, lo spirito se ne andò indietreggiando e a ogni suo passo la finestra si apriva sempre di più fino a quando scomparve nella notte nera e spenta. Dopodiché la finestra si richiuse e si udivano in lontananza voci straziate e piene di rimpianto, come se provenissero da un coro di infelici in movimento che vagano nella notte. Scrooge non riuscì a capire se quell'apparizione e quelle voci svanissero nella nebbia o se fosse la nebbia stessa a nasconderle. Certo è che tutto cessò all'improvviso e la notte tornò ad essere come quando era rientrato a casa. Chiuse tutte le porte a doppia mandata e salì in camera balbettando fra sé il solito «Stupidaggini!» Ma la voce gli si strozzava in gola. E forse per le emozioni provate, le fatiche del giorno o per l'occhiata gettata nel mondo invisibile,
provava un gran bisogno di riposo. Si buttò sul letto e senza nemmeno svestirsi cadde immediatamente in un sonno profondo. Venne svegliato dall'orologio del campanile. Scoccava lugubre e desolata l'una di notte. Le luci si accesero nella stanza e le cortine del suo letto vennero tirate bruscamente. Scrooge si alzò di colpo a sedere e si trovò faccia a faccia con una strana apparizione. Dall'aspetto infantile, nell'insieme si sarebbe detto piuttosto un vegliardo, con quei capelli argentei che ondeggiavano sul collo e che ricadevano sulla schiena, ma era circondato da un'atmosfera soprannaturale che lo faceva apparire lontanissimo e non più grande di un bambino. Era vestito di una tunica del più intatto candore e legata in vita da una cintura luminosa, e stringeva in mano un rametto di vischio. Da quella creatura emanava una luce che invase tutta la stanza. Scrooge si fregò gli occhi con la manica della vestaglia per assicurarsi che non stesse sognando e disse con un filo di voce: «Siete voi lo spirito di cui mi è stata annunciata la visita?» «Sì, sono io. Sono lo spirito del Natale passato.» «Passato da molto?» «No, quello dei Natali passati da te. Ebbene, per la tua salvezza, vieni con me.» Al che tese la mano a Scrooge e lo prese dolcemente per un braccio, e la sua stretta, benché più leggera di quella di una mano femminile, non ammetteva resistenze. Attraversarono insieme i muri della camera da letto e si trovarono di colpo nella strada di un villaggio. «Santo cielo! Ma io questo posto lo conosco e ci ho vissuto da bambino!» Un nugolo di bambini felici stava giocando sulla neve gridando «Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!» Ma quando Scrooge gettò un'occhiata attraverso la finestra della scuola, vide un ragazzetto che stava lì seduto tutto solo a leggere un libro. «Quel ragazzo sono io!» disse Scrooge in lacrime. «Sono io quando avevo 9 anni.» Ma all'improvviso la porta dell'aula si aprì ed entrò una fanciulla come trasportata da una folata di vento. Egli gettò le braccia al collo, abbracciandolo e baciandolo. «Caro fratellino, sono venuta per riportarti a casa. A casa, capisci?» «A casa, mia piccola Fanny?» «Sì, a casa e per sempre. Papà è molto più buono di una volta. Non ti porteranno più in collegio e per prima cosa passeremo insieme le vacanze di Natale. E ci divertiremo un mondo!» «È sempre stata una creatura delicata, che si poteva sciupare con un soffio. Ma aveva un gran cuore. Morì poco dopo essersi sposata, lasciando un bambino. Mio nipote», disse Scrooge mentre le lacrime gli scendevano. E subito Scrooge si vide ancora nel passato. Ora era un uomo nel fiore degli anni. Stava seduto accanto a una bella fanciulla, i cui occhi però erano pieni di lacrime e brillavano alla luce delle candele in una notte di Natale. «Un'altra passione ha sostituito l'amore che avevi per me e ti porterà tanta gioia e consapevolezza quanto avrei voluto dartene io stessa.» «Ma che vuoi dire? Quale passione?» «Quella per il denaro.» «Mia cara, lo sai bene che non c'è niente che sia disprezzato quanto la povertà.» Lo so che stai mettendo tutto te stesso per sfuggire allo sciocco disprezzo della gente, ma le tue più nobili aspirazioni le ho viste spegnersi una a una, sostituite tutte dalla passione per il denaro. Mi sbaglio, forse?» «E se anche ho acquistato un poco di previdenza e di lungimiranza con gli anni, che male c'è? Non sono forse rimasto lo stesso nei tuoi riguardi?» «Quando ci siamo promessi, tanto tempo fa, eravamo poveri e ci accontentavamo di quello che si aveva.
nella speranza di poter migliorare la nostra condizione con il lavoro, i sacrifici. Ma allora eri un uomo diverso. Beh, allora ero un ragazzo. Ora sono cambiate tante cose. Sai benissimo di non essere più come un tempo. Io invece sono rimasta la stessa donna. Questa separazione forse ora ti peserà, ma fra poco tempo ti sembrerà solo un brutto ricordo che sbiadirà ogni giorno di più. Dio voglia che tu possa essere felice nella nuova vita che ti sei scelto. E con queste parole si separarono per sempre. Spirito, non mostratemi più nulla. Voglio tornare a casa. Che piacere avete a tormentarmi? Queste apparizioni sono le ombre delle cose passate. Non è colpa mia se sono come sono. Portami via. Non posso sopportare altro. Scrooge si sentì stremato e vinto da un irresistibile desiderio di sonno. La luce dello spirito svanì ed ebbe appena il tempo di abbandonarsi sul letto, che cadde profondamente addormentato. Non sapeva dire da quanto tempo stesse dormendo quando fu svegliato dal suo stesso russare, ma era sicuro che la campana stesse per suonare l'una e che presto avrebbe fatto la conoscenza del secondo ambasciatore mandato dal suo vecchio socio Marley. Voleva fare bella figura quando lo spirito sarebbe entrato. Non voleva essere colto di sorpresa e pieno di inquietudine. Ma udendo i 13 rintocchi, le tende del suo letto restarono chiuse. E vide una striscia di luce filtrare dalla porta del salotto. Si alzò e proprio mentre stava per mettere la mano sulla maniglia della porta si sentì chiamare: «Entra, Ebenezer! Sono lo spirito del Natale di quest'anno!» Il salotto era il suo, non c'era dubbio. Ma i muri e il soffitto erano a tal punto ricoperti di rami verdi, di edere, di vischio e di caprifoglio, che a stento lo riconobbe. E nel camino crepitava splendido un fuoco come quel camino non ne aveva mai avuto occasione di conoscere, nemmeno ai tempi di Marley, che era assai più freddoloso di lui. Assiso su di un trono fatto di cibarie, tra le più gustose come tacchini, salsicce, castagne arrosto, ostriche, oche ripiene, mele e giganteschi dolci natalizi, stava lo spirito vestito di una tunica verde bordata di pelliccia bianca. «Spirito», disse Scrooge timidamente, «portatemi pure dove volete. Ieri sera ho ricevuto una lezione che ha già avuto il suo effetto. Questa notte, se avete qualcosa da insegnarmi, fatelo pure.» «Avvicinati e tocca la mia veste.» Scrooge ubbidì e si trovò con la sua guida per le strade della città la mattina di Natale. La gente era piena di allegria e si scambiava gli auguri, chi gridando, chi ridendo, chi cantando vecchie canzoni di Natale. Gli uomini spazzavano la neve che ingombrava i marciapiedi davanti ai portoni, quella neve che era la delizia dei bambini, che la raccoglievano in piccole valanghe per farne poi pupazzi, oppure se ne lanciavano palle di neve ridendo e giubilando, sia che colpissero il bersaglio, sia che lo sbagliassero. Il fantasma allora portò Scrooge alla casa di Bob Cratchit, dove si stava cucinando il pranzo di Natale. C'era una teglia di patate e una piccola anatra ossuta. Quando Bob arrivò a casa, portava sulle spalle suo figlio Tim il mingherlino, che aiutandosi con due stampelle si mise a tavola con la signora Cratchit, la moglie di Bob, Belinda la figlia minore, Martha la maggiore e Peter il figlio più grande. «Oh, fantasma!» sussurrò Scrooge. «Quel ragazzo è paralitico!» «La famiglia è molto povera», replicò il fantasma. «Tim non ha abbastanza da mangiare e Bob non ha abbastanza soldi per pagare le cure. E se qualcosa non cambierà in futuro,
Il prossimo Natale alla tavola di questa famiglia ci sarà un posto vuoto. E il cuore di Bob Cratchit si spezzerà dal dolore. Ma nessuno dei componenti della famiglia Cratchit si lamentò per lo scarso cibo. Anzi, Bob alzò il bicchiere per fare un brindisi. Alla salute di Ebenezer Scrooge, perché con i soldi che mi dà ci possiamo permettere questo pasto. Alla salute! Gridò Tim. Ma la signora Cratchit non alzò il suo bicchiere. Io mi rifiuto di bere alla salute di quell'uomo freddo, spilorcio e duro. E tu ne sai qualcosa, mio povero Robert. Nessuno lo sa meglio di te. Mia cara, davanti ai bambini, il giorno di Natale. E va bene, berrò alla sua salute per farti piacere. Gli auguro lunga vita, buon Natale e buon anno. Non dubito che sarà felice. Sì, malgrado tutto, loro erano felici, pieni di gratitudine, affettuosi fra loro. E quando i due visitatori invisibili se ne andarono, la loro gioia parve accrescersi ancora alla luce delle scintille che la torcia dello spirito scosse su di loro. Scrooge stava assorto nei pensieri che quella visione gli avevano procurato, quando fu scosso bruscamente da uno scoppio di risa proveniente da una stanza calda, ben illuminata e piena di gaiezza, dove suo nipote, sua moglie con degli amici stavano festeggiando la notte di Natale. Se la malattia e la tristezza sono contagiose, non c'è niente al mondo che lo sia più irresistibilmente del riso e del buon umore. Dopo un'altra fragorosa risata, suo nipote riprese a raccontare trattenendo a stento le lacrime per quanto aveva riso. Ve lo giuro, me l'ha detto proprio lui che il Natale è una stupidaggine. E per di più lo pensava. La sua ricchezza non gli serve a nulla, non ne ricava alcun bene. Non sa nemmeno usarla per rendersi più comoda la vita. Mi dispiace per lui, sinceramente. Non potrei essere in nessun modo arrabbiato con lui, neppure se lo volessi. Perché in fondo chi soffre per il suo modo di comportarsi? Lui solo. Si è ficcato in testa di sdegnarci e di non venire a mangiare con noi. Ebbene, si è perso una gran cena e una compagnia molto più attraente di quella dei suoi pensieri. Dietro il suo vecchio scrittoio ammuffito, in fondo a una stanza fredda e polverosa. Nonostante tutto, continuerò ad invitarlo tutti gli anni, gli piaccia o no. Perché mi fa pena. E tutti gli anni mi vedrà tornare di buon umore a ripetergli: come stai, caro zio? Felice Natale! E spero che questo lo smuova almeno a regalare una cinquantina di sterline a quel povero diavolo del suo commesso. Detto questo, si misero tutti a cantare canzoni natalizie, accompagnati dalla moglie di Fred, che suonava magnificamente l'arpa. Lo spirito richiamò l'attenzione del vecchio zio dicendogli che dovevano andare. Ma lui lo implorò di restare ancora qualche minuto. Se avessi ascoltato più spesso questo motivo, cantato e suonato così bene, forse avrei coltivato la felicità e i dolci affetti di questo mondo, lasciando la zappa con cui io e Jacob Marley ci siamo scavati la fossa nel nostro egoismo. Lo spirito accordò questa piccola pausa. Poi i due viandanti ripresero le loro peregrinazioni. Videro molti paesi, si spinsero molto lontano, visitarono tante case e tutte le scene alle quali assistevano si concludevano con la gioia. Sì, bastava che lo spirito si avvicinasse al capezzale di un malato e quello subito dimenticava la sua sofferenza. Si avvicinava a degli uomini in preda alla sventura e quegli infelici riprendevano coraggio e fiducia. I poveri si credevano ricchi nelle prigioni, negli ospizi, negli asili. Ovunque la vanità e l'orgoglio umano non erano arrivati ad impedire l'ingresso dello spirito del Natale, questi lasciava la sua benedizione e insegnava a Scrooge come si deve vivere. Ma a un tratto il campanile suonò le 12. Scrooge cercò attorno a sé, ma lo spirito era già scomparso. E allo scoccare del 13° rintocco vide avanzare verso di sé un fantasma incappucciato,
e avvolto in un manto. Lentamente, gravemente, silenziosamente, il fantasma si avvicinava. E quando fu arrivato vicino a Scrooge, questi cadde in ginocchio perché lo spirito diffondeva attorno a sé un terrore oscuro e misterioso. Il mantello lo copriva tutto, tranne una mano, tesa e accusatrice. Sono dunque alla presenza dello spirito del Natale Venturo. Mi farete vedere l'ombra delle cose che non sono state e che saranno nel futuro? Lo spirito non rispose, ma indicò degli uomini che Scrooge sconosceva. Stavano ridendo e parlando nei pressi della borsa, dove Scrooge spesso si recava per seguire i suoi affari. Quando è morto? Chiese uno di loro. E che ha fatto del suo denaro? Non lo so, ma sarà un bel misero funerale, perché nessuno ci vuole andare. Perché non ci andiamo noi? Non chiedo di meglio, purché ci sia un pranzo. Se devo essere della partita, voglio essere sfamato a dovere. Scrooge tirò la manica del fantasma. Oh, ma di chi stanno parlando? È terribile parlare in quel modo di un uomo morto. Ma invece di rispondere, il fantasma indicò il cimitero e Scrooge strisciò tremando fino alla tomba fresca. La mise la pietra a tombare. Recava solo due parole incise: Ebenezer Scrooge. Oh no, no, spirito. Ascoltatemi. Io non sono più l'uomo di una volta. Sono cambiato. Non sarò più l'uomo che sarei stato se non vi avessi incontrato. Ditemi che è ancora possibile che io prevenga tutto ciò cambiando il mio modo di vivere. Onorerò il giorno di Natale con tutto il cuore. Vivrò nel presente, nel passato e nel futuro. I tre spiriti saranno sempre con me. E non dimenticherò mai i loro insegnamenti. Vi prego, ditemi che c'è ancora tempo per cancellare quello che c'è scritto su quella lapide. E afferrò quella spaventosa mano tesa, la strinse anche se era dura, fredda e legnosa come la colonna del letto. Infatti Scrooge si svegliò con le mani strette intorno alla colonna di legno del suo letto. La colonna era reale, la stanza era la sua e infine lui non era morto. Non so proprio cosa fare, disse fra sé, ridendo e piangendo allo stesso tempo. Non so nemmeno che giorno è oggi. Corse alla finestra, l'aprì e chiese a un ragazzo che passava: ehi, che giorno è oggi? Ma è Natale, signore, non lo sapete? Natale? Ah, allora sono ancora in tempo, gracchiò Scrooge. Ehi ragazzo, conosci il macellaio là sull'angolo? L'hanno venduto quell'enorme tacchino che avevano in vetrina. Quale signore? Quello grande come me? No signore, è sempre lì appeso. Bene allora, prendi questi soldi e corri a comprarlo e portalo subito a casa di Bob Cratchit. Prendi una carrozza, ma mi raccomando, non dire chi l'ha mandato. Se fai presto, riceverai un'altra mezza corona, oltre al resto che ti puoi tenere. E poi si vestì con i suoi abiti migliori, scese in strada augurando a tutti Buon Natale! E quando incontrava qualcuno che gli doveva del denaro, gli diceva: non si preoccupi per quelle 20 sterline, non ho bisogno del denaro, è tutto cancellato, e Buon Natale! Andò poi a casa di suo nipote, che fu felice e stupito di vederlo, e si fece invitare a pranzo, e passò il Natale più bello e più allegro e sereno di tutta la sua vita. Ma il giorno dopo, presto era già nel suo ufficio, e voleva essere là prima di Bob Cratchit. E infatti, l'impiegato arrivò con 2 minuti di ritardo. Ma come osi arrivare a quest'ora della mattina? Sono dolente, signore. Ho passato un Natale così bello ieri. È successa una cosa così stupefacente. Ci hanno portato un tacchino così grosso
che ci abbiamo messo tutto il giorno per mangiarlo. Prometto che non succederà più, signore. Beh, prometto anch'io che non capiterà più, disse Scrooge. Non sopporterò più questo stato di cose, infatti. Si alzò e diede a Bob una botta nelle costole da farlo quasi cadere. E da oggi... io vi raddoppio lo stipendio e accorcio le ore di lavoro. Buon Natale, Bob! E ora accendi il fuoco e usa tutto il carbone che serve per scaldare questo maledetto tugurio. E poi vieni nel mio ufficio. Voglio che tu mi dica in che modo posso aiutare la tua splendida famiglia. E così Tim non morì e i fantasmi non visitarono più Scrooge nel cuore della notte. Infatti, da allora si disse di lui che sapeva festeggiare il Natale meglio di chiunque altro. E come esclamò Tim quando vide arrivare il tacchino in carrozza quella mattina di Natale? Che Dio ci benedica tutti quanti!